Ha piovuto a lungo nei giorni scorsi, ma la lince madre ha scelto un luogo riparato dalla pioggia dell'autunno. Un angolo del bosco che riceve i primi e gli ultimi raggi del sole. Lei e i suoi cuccioli hanno bisogno di stare al caldo e all'asciutto. In questo sono proprio dei gatti. Questi felini non si allontanano mai dagli alberi, dove possono arrampicarsi per sfuggire ai loro nemici. Un branco di lupi è più forte di una mamma lince con i cuccioli, per questo la lince li teme. Ma qui, nel fitto della vegetazione, fra abeti e faggi, rocce e arbusti, si sente a casa sua. È lei la sola e vera cacciatrice della foresta. Nel cuore del Mediterraneo esiste un mondo particolare in cui ancora oggi le aquile e gli orsi vivono liberi fra le vestigia di un lontano passato. È un vero e proprio scrigno di biodiversità che, dalle Alpi alle isole che fronteggiano l'Africa, conserva un tesoro di inestimabile valore, costituito da migliaia di piante e di animali, fra cui i più grandi predatori del continente. È l'Italia. Qui, fra l'arte e la storia, batte un cuore selvaggio. Alba sui monti del Lago Rai, una catena montuosa poco conosciuta, poco frequentata. Uno spicchio del Trentino, al confine con il Veneto, vicino alle più famose Dolomiti, una zona di wilderness, selvaggia, con grandissime foreste di abeti, abeti bianchi, abeti rossi, larici più in alto, faggi più in basso. Grandi foreste, grandi zone rocciose, il parco di Paneveggio, Palo di San Martino lì, le Dolomiti Bellunesi più avanti. Questa è una zona che i grandi carnivori delle foreste europee frequentano abbastanza abitualmente. La presenza dell'orso è diventata sempre più frequente, comune negli ultimi anni. Sono orsi che provengono dalla Slovenia. Esiste un corridoio di comunicazione fra queste montagne e quelle dell'Europa balcanica, dinarica, che questi animali riescono a utilizzare per spostarsi verso occidente. Frequentata dal lupo, le sue apparizioni diventano sempre più comuni, sempre più numerose. Ci sono segnalazioni di linci che si sono fermate a riprodursi in queste grandi foreste e qui hanno avuto le loro cucciolate. La lince è un carnivoro delle foreste temperate europee, dove vive in compagnia del freddo per gran parte dell'anno e soprattutto di animali di dimensioni monumentali, i protagonisti della grande foresta di faggi, abeti, querce e tigli che si può ritrovare ancora intatta a Białowieża in Polonia, uno degli ultimi rifugi del bisonte europeo. Un maschio adulto può superare il peso di una tonnellata e si muovono flemmatici fra i tronchi, avvolti nel loro caldo pelame. Hanno poco da temere. Di certo non temono la lince. Anche l'alce non la teme. Il rappresentante più grande della famiglia dei cervi, dal curioso muso allungato con cui raccoglie erbe e foglie, è al di sopra delle possibilità della lince, anche quando è appena nata. Diverso il caso di un capriolo. Questo è l'animale giusto per la lince, ma il comportamento scaltro e diffidente lo aiuta a salvare la pelle. Thank you.
In queste foreste le linci sono di casa, ma da qui, anche con la complicità dell'uomo, hanno mosso i primi passi per riconquistare gran parte del loro antico areale, che si spingeva fino all'Europa mediterranea e quindi all'Italia. Nelle Alpi hanno ritrovato un habitat adatto, simile a quello delle grandi foreste dell'Europa centro-orientale. Le linci sono presenti in discreto numero nei paesi che confinano con l'Italia. Dalla Svizzera, dall'Austria e dalla Slovenia spesso sconfinano in Italia, in particolare nella selvaggia catena del Lago Rai, in Trentino, a due passi dalle più note e frequentate Dolomiti, dove non trovano bisonti e alci, ma tutte le altre specie della fauna europea, fra cui le loro prede. La lince è un cacciatore opportunista che si procura il cibo alle spese di un vasto campionario di animali che vanno dal piccolo topo selvatico al capriolo. A differenza di lupi e orsi, solo quando è disperatamente affamata si abbassa a mangiare una carcassa di qualche animale che non abbia ucciso personalmente con i propri artigli e i propri canini. I galli cedroni potrebbero rappresentare un ottimo pasto per tutta la famiglia. Ma sono uccelli molto sospettosi che mangiano interrompendosi in continuazione per guardarsi intorno. Sebbene ami nutrirsi di insetti, vermi, mirtilli, fragole e lamponi, il gallo cedrone, in mancanza di meglio, si accontenta di aghi di conifere, che riesce a digerire solo grazie alla particolare flora batterica che vive nel suo intestino. Per i galli cedroni, la stagione degli amori è ormai un ricordo lontano. Maschi e femmine, mostrando una certa indifferenza gli uni per le altre, hanno scoperto che i rametti del nocciolo sono buoni, magari meno coriacei degli aghi dei pini. Questi grandi uccelli stanno sparendo dalle Alpi perché il loro regno è sempre più invaso dagli uomini e anche negli ultimi rifugi naturali devono affrontare le trasformazioni dell'ambiente provocate dal riscaldamento globale. Si dimostra ben più adattabile il picchio nero, le cui popolazioni avanzano rapidamente verso le basse quote. I picchi neri portano avanti la nidiata che reclama il cibo, affacciandosi al nido scavato nel tronco di un grande faggio. Sono i più grandi fra i picchi europei e i loro nidi, una volta abbandonati, sono utilizzati dai rapaci notturni della foresta, dalla civetta capogrosso in particolare. Il picchio nero, la civetta capogrosso e il gallo cedrone sono specie ecologicamente esigenti che scompaiono quando il bosco viene sfruttato e alterato. La lince è più adattabile, ma scompare quando è perseguitata e quando diminuiscono le sue prede e una femmina ha difficoltà a sfamare i suoi cuccioli. Qui, nella catena del Lago Rai, per fortuna ci sono ancora condizioni ottimali, perché gli uomini hanno compreso che la ricchezza del bosco non è rappresentata solo dal legname, ma è costituita anche dalla grande varietà di organismi che vivono all'ombra degli alberi. Le scarpette di Venere
sono le più grandi orchidee europee e hanno bisogno di umidità, come la salamandra pezzata. Un merlo dal collare viene a bagnarsi in una piccola pozza. Lo fa guardandosi intorno. Questa pozza è frequentata anche da altri animali e non sono tutti innocui. Lo sparviero cattura i piccoli uccelli. La lince è una mamma single. Incontra il maschio solo nel periodo del calore. Si accoppia e poi va per la sua strada, senza chiedere aiuto al compagno, che continua la sua esistenza solitaria. Dopo 2 mesi di gestazione, la lince partorisce e inizia ad accudire e ad allattare i suoi cuccioli, sempre da sola. Quando va a caccia, li nasconde in un angolo segreto del bosco, dove non possano scovarli orsi e lupi. Questa femmina ha fatto proprio così ed è andata a caccia. Adesso è tornata dalla sua spedizione in cerca di prede. Non ha catturato nulla, lancia 2 brevi richiami e i piccoli, che si erano nascosti fra i cespugli, sono pronti a correre da lei. La stavano aspettando. Per loro c'è sempre un po' di latte. I cuccioli della lince sono vivaci, come tutti i cuccioli. Vogliono giocare ed esplorare il bosco che è la loro casa. La lince è un animale difficile da vedere, forse uno dei più diffidenti fra i grandi animali europei. Se la lince decide di non farsi vedere, può farlo, anche nelle zone molto frequentate dall'uomo. La sua pelliccia maculata la nasconde alla perfezione nel sottobosco. Per questo nessuno è ancora in grado di dire con certezza se la lince sia presente nell'Appennino, se lo abbia abitato nel passato più o meno lontano, oppure se non ci sia mai stata. Recenti osservazioni e fotografie non lasciano dubbi, ma gli esemplari registrati potrebbero anche essere linci fuggite da qualche zoo o liberate volontariamente da chi desiderava disfarsene. Tutto è possibile, anche che fossero in realtà animali a tutto diritto selvatici e indigeni. Fatto sta che il mistero ancora avvolge la presenza del più grande felino europeo nelle montagne a 2 passi da Roma, Firenze, Napoli e altre grandi città. Un ambiente appenninico di media quota, avvolto dalla nebbia. Arbusti, alberi, rocce. Ambiente adatto alla presenza della lince. Qui sono presenti fra l'altro animali che sono preda della lince, come la lepre, come il capriolo, i roditori, ghiri, moscardini, topi selvatici. Il campionario ampio di prede che possono rappresentare il cibo abituale di questo grande cacciatore. Ma la presenza della lince in Appennino è ancora avvolta dal mistero. Le segnalazioni di questo lupo cerviero o gatto pardo, un grosso felino con le orecchie sormontate da ciuffi di pelo e con il pelame maculato e la coda mozza, queste osservazioni che si ripetono in tante zone dell'Appennino potrebbero essere anche il segnale che qualche lince è presente. Ma che questa lince sia una lince indigena, autoctona, da sempre vissuta in questi ambienti, o che sia invece qualche esemplare liberato in modo irregolare da qualcuno che ha voluto
disfarsene, questo ancora da verificare. Fatto sta che queste linci sono state osservate anche con la preda in tante zone dell'Abruzzo e sicuramente la loro presenza per molti mesi testimonia che l'ambiente è ricettivo, è in grado di accogliere questo predatore, la cui posizione all'interno delle catene alimentari è intermedia rispetto a quella della volpe e del lupo. Sicuramente dovrà fare i conti con questa presenza massiccia dei lupi, però c'è spazio per la lince, soprattutto perché le sue prede abituali sono molto aumentate in questi ultimi tempi. Il dubbio che questo animale esista e che ancora sia presente c'è. Bisognerebbe andarla a cercare in alcuni luoghi speciali. Alcune foreste che si estendono al confine fra il Molise e l'Abruzzo sono particolarmente interessanti perché sono foreste dove tra l'altro è sopravvissuta una vegetazione di climi freddi e umidi, simboleggiata un po' nell'abete bianco, particolarmente importante e soprattutto testimonianza di come queste zone siano dei veri e propri biorifugi per i vegetali e forse anche per gli animali. E se parliamo di animali, forse anche per la lince. L'orso non ha di questi problemi. Non ama farsi vedere allo scoperto, ma indubbiamente è più vistoso. E con un po' di pazienza si possono fare anche incontri sensazionali con il più grande carnivoro terrestre del pianeta. Un grosso maschio distrugge meticolosamente un tronco caduto al suolo, attaccato dall'umidità, dai muschi, dai funghi e soprattutto dagli insetti di cui l'orso è ghiotto. L'orso bruno delle Alpi è lo stesso orso che in America viene chiamato grizzly e nello stretto di Bering Kodiak, solo che è decisamente più piccolo, raramente supera i 3 quintali, mentre un grosso Kodiak potrebbe superare la mezza tonnellata. Ma la specie è la stessa. Orsi delle Alpi, grizzly, Kodiak sono i rappresentanti di Ursus arctos, l'unico animale che da solo può mettere in fuga un branco di lupi. Ma adesso, placidamente, si dedica alla sua piccola caccia, alle formiche. Questo settore delle Alpi è chiamato il Catino d'Italia per la quantità di pioggia e di neve che raccoglie nel corso dell'anno, fino a 3.000 mm, il triplo di quanta ne cada in gran parte del paese. La neve che si scioglie in montagna ingrossa i torrenti dalle acque limpide e ricche di ossigeno, culla per migliaia di effimere che sciamano tutte insieme con perfetta sincronia. Sono preda di grandi temoli e trote e sono anche i testimonial dell'integrità di questa regione che abbraccia le Alpi Carniche e quelle Giulie. Questo territorio per gli uomini è il punto di contatto fra nazioni che un tempo hanno combattuto l'una contro l'altra. Ma per gli studiosi della fauna è un corridoio ecologico, una grande fascia verde
che permette agli animali dei Balcani e dell'est europeo di colonizzare tutte le Alpi. Il cielo è nuvoloso e piove a tratti. L'orso fa scorta di cibo, perché l'inverno, con la neve, il freddo e la penuria di cibo, non è lontano. C'è un uccellino che segue interessato le sue manovre. Una passera scopaiola. Forse potrebbe rimediare un insetto. Il grande carnivoro utilizza i denti e le unghie, lunghe e potenti, per spaccare il legno, dove si annidano larve e uova di formiche e di insetti xilofagi, cioè mangiatori del legno. Lo stesso lavoro che farebbe, con maggiore grazia, un picchio nero. È un'occupazione impegnativa che richiede pazienza. Ma l'orso non ha fretta, anzi, a un certo punto, complice la posizione assunta per cercare qualcosa in basso, decide che è arrivato il momento di schiacciare un sonnellino. Continua a mantenere, attraverso la zampa, un contatto quasi affettuoso con il grande tronco. Un bosco abitato dagli orsi si riconosce per i numerosi tronchi devastati dalle unghie e dai denti. Pur essendo un carnivoro dal punto di vista della classificazione, l'orso mangia un po' di tutto: frutta, bacche, erba, ma se ne ha l'occasione anche carne di animali morti. Mangia in continuazione. E la disponibilità di cibo è il principale motivo che lo spinge a stabilirsi in una zona piuttosto che in un'altra. Gli orsi, infatti, sono molto abitudinari. Ognuno occupa un determinato territorio e si sposta su piccoli sentieri che spesso coincidono con quelli utilizzati dagli uomini. Perché faticare se può farne a meno? Le bacche del biancospino? Buone! Ricche di zuccheri e di vitamina. L'orso spesso le mangia, quando non trova di meglio. L'orso ha una conoscenza dettagliatissima del proprio territorio. È come se fosse all'interno di un supermercato. Sa quali sono i banchi, sa quelli che sono forniti nei vari periodi dell'anno e lì va a cercare il cibo. Un alimento importantissimo è rappresentato naturalmente dalle bacche e dalla frutta, che trova soprattutto nel periodo autunnale, dalle api con il miele. Le api che fanno il nido in varie situazioni, spesso all'interno anche di vecchi tronchi. Lì, per esempio, lassù c'è un nido di api nel foro scavato da un picchio all'interno del tronco di un pioppo. Queste api producono il miele, lì un orso non potrà mai arrivare. Ma se ci fosse uno sciame che invece ha costruito i suoi favi in una posizione più accessibile, l'orso lo utilizzerebbe. E poi naturalmente il cibo vegetariano, di origine vegetale proprio, le erbe. Gran parte degli orsi che frequentano le regioni mediterranee, soprattutto quelli marsicani, sono fondamentalmente erbivori, soprattutto nel periodo dell'anno che immediatamente segue il letargo, quando non c'è molto altro da mangiare. Gli orsi non sono aggressivi. Di solito hanno paura degli uomini, ma alcuni si avvicinano ai centri abitati e regolarmente entrano nei frutteti, nei recinti, nei pollai. Allora vengono classificati come orsi problematici, sono schedati con un numero e una sigla e finiscono nella lista nera. Gli uomini hanno deciso di metterli in condizioni di non nuocere. Li catturano o li uccidono.
una vita difficile per il più grande carnivoro delle foreste europee. Costretto a ritagliarsi spazi vitali in un ambiente ancora vasto ed esteso, ma continuamente invaso da turisti, cercatori di funghi e di mirtilli, cacciatori, allevatori, escursionisti. C'è chi li ama e li ritiene un'attrazione turistica, chi li vorrebbe solo in gabbia o solo di peluche. Ogni orso ha una precisa conoscenza delle risorse offerte dal suo home range. Per esempio, sa dove sono i tronchi sui quali grattarsi. Meglio ancora, le pozze dove bagnarsi. L'orso ama l'acqua, anche se il cielo è grigio e non fa troppo caldo. Ha trovato qualcosa con cui giocare, un pezzo di legno. Ora si avvicina l'inverno. I larici diventano di giorno in giorno più gialli, mentre i camosci scendono a quote più basse. Fra poco gli orsi andranno in letargo nelle loro tane. Per un po' gli uomini si dimenticheranno di loro. L'aria umida e nebbiosa trasporta odori, alcuni molto interessanti. C'è una femmina in zona, ma è difficile che in questa stagione, alle soglie dell'autunno, sia disposta a cedere alle sue avance. C'è tempo ancora per qualche momento affettuoso fra mamma orsa e i suoi cuccioli cresciuti. Cercano di succhiare un po' di latte. Paziente, l'orsa si siede, ma solo un attimo. I tre scendono nella radura. È quasi sera, è calata una leggera nebbia e a tratti piove. Gli orsi hanno una pelliccia formidabile. Non temono freddo e umidità. Raggiungono il loro giaciglio preferito e si sdraiano, tutti insieme, scaldandosi a vicenda. Gli orsi hanno qualcosa di umano. Amano giocare e trastullarsi, e anche un ramo è elemento di interesse. Questa curiosità permette loro di conoscere il bosco e di scovare le fonti di cibo più nascoste e recondite. Fra poco i giovani si separeranno definitivamente dalla madre e cercheranno fra le rocce un rifugio adatto al letargo. Lei ha già la sua tana comoda e asciutta, con un giaciglio di muschio e di foglie secche nel luogo più irraggiungibile. Partorirà durante il letargo. Non vanno in letargo altri cacciatori della foresta, decisamente molto più piccoli dell'orso, ma, fatte le dovute proporzioni, ben più micidiali dal punto di vista delle capacità predatorie. I mustelidi sono carnivori di solito di piccola taglia. Il più grande nei boschi italiani è il tasso, che può raggiungere i 10 kg di peso. Il tasso mangia roditori e insetti, ma è anche ghiotto di frutta e visita regolarmente gli alberi del suo territorio quando la frutta è matura. Non sa arrampicarsi, può solo contare sulle pere che cadono a terra.
Il tasso opera sul terreno. Sugli alberi, a caccia di scoiattoli e di ghiri, si spinge la martora, ma questo esemplare ha altre idee per la testa. Scende a rotta di collo da una parete rocciosa, diretta verso il fiume che scorre alla base delle rocce, dove spera di trovare qualcosa da mangiare. Perché una martora vada a caccia di giorno, deve avere veramente fame. Questo esemplare, fra l'altro, è sceso in terra, sta facendo qualcosa che normalmente la martora non fa quasi mai, soprattutto quando c'è la luce. Perché la martora è un cacciatore arboricolo, si muove sulla cima degli alberi e dà la caccia soprattutto ai roditori, anche agli scoiattoli e ai ghiri. Ma questa è scesa in terra per cercare una preda assolutamente non convenzionale, un grosso serpente, un biacco. È una martora giovane. Sicuramente alle prese per la prima volta in vita sua con un serpente di questa taglia. Non sa neanche come catturarlo, come abbatterlo. Dovrebbe prenderlo proprio in testa, morderlo con i denti e cercare di rompere le vertebre cervicali. Ma questo serpente sta vendendo veramente cara la sua pelle. La martora ha deciso di rinunciare a quello che poteva essere un buon pasto. È un animale assolutamente caratteristico delle nostre zone, colline e montagne. Insieme alla donnola è l'unico mustelide presente nell'isola sarda. E chissà come ci è arrivato, forse anche grazie al contributo degli uomini. I colonizzatori cartaginesi e poi anche romani spostavano gli animali dalla penisola, dal continente, in questa isola. E forse la martora è arrivata in questo modo. E comunque si è diffusa molto bene nell'isola, abitando queste boscaglie aride come questa dove mi trovo adesso. Ambienti ricchi di prede, ricchi non solo di roditori ma anche di rettili. La martora è un predatore ad ampio spettro, un animale che è in grado di catturare dalla lucertola fino agli uccelli, passando attraverso i mammiferi e appunto anche i rettili. E quando non trova niente di meglio, può nutrirsi anche di frutta, di bacche, quindi integra la sua alimentazione a base di piccole prede anche con i frutti che l'ambiente naturale è in grado di offrire. Somiglia molto alla faina. La faina è una specie diffusa anch'essa in Italia, dal piano fino alla montagna, però è assente in Sardegna. E dove le due specie vivono insieme, in genere la martora preferisce gli ambienti boschivi, la faina invece si mantiene più vicina agli uomini, anche perché sfrutta le situazioni particolari come gli allevamenti di colombi o addirittura gli allevamenti di galline per fare le sue predazioni facili. La faina ha una macchia bianca sulle parti inferiori, mentre quella della martora è di color giallastro, di color crema. Martora, faina, ermellino, donnola e puzzola sono specie distinte, ma replicano lo stesso modello. Corpo snello e allungato, zampe corte, coda sviluppata, dentatura formidabile. Cacciano un vasto campionario di prede piccole e grandi e sfruttano tutti gli ambienti naturali e in parte urbanizzati. Incredibile è la loro capacità di vivere una vita parallela a quella degli uomini, senza farsi notare. Tanto che per studiare e filmare questi mustelidi bisogna ricorrere a qualche stratagemma. E con questa è finita. Un ignoto animale notturno è venuto a rivoltare tutti i coppi del tetto. Ma non è ignoto, è una faina. La faina è un animale grande quanto un gatto, con una coda bella lunga, gira solo di notte e ha una passione particolare per i tetti, soprattutto per i tetti un po' antichi. Rivolta ai coppi per trovare qualche animaletto nascosto qui sotto, la lucertola, un geco, gli insetti, gli uccellini che fanno il nido. E così di notte ogni volta viene a fare questo servizio e la mattina mi tocca fare questo lavoro di controllo, risistemare tutti i coppi. L'ho sorpresa con una fototrappola. L'ho sistemata in un arbusto e sono riuscito a coglierla. Non sul tetto, stava a spasso, stava nei dintorni. Tra l'altro è una bellissima faina maschio che marca sempre il suo territorio per far capire che questa è casa sua.
Sto cercando di attirare a questa piccola pozza d'acqua il più elusivo dei predatori italiani. Pochissimi riescono a vederlo. È un animale notturno prevalentemente, ma qualche volta può anche farsi vedere di giorno. Piccolo mustelide, la puzzola, scuro, un animale che vive nei boschi, ma soprattutto nelle zone di radura e anche vicino all'acqua. È un cacciatore formidabile di piccoli animali e come tutti gli animali ha bisogno dell'acqua, soprattutto in un'estate così calda, così siccitosa come questa. Per cui ho preparato una piccola fonte d'acqua, una pozza, pochi litri, ma dovrebbe forse attirare questo animale, farlo venire qui. Ma non potrò essere qui appostato, perché la puzzola ha un olfatto straordinario, quindi sentirebbe la mia presenza, non vedrebbe mai. Dovrò mettere una fototrappola nascosta in un punto dove lei non possa vederlo e soprattutto non possa sentire la presenza dell'uomo. Le fototrappole sono degli strumenti fondamentali per l'osservazione e lo studio della vita degli animali, delle abitudini notturne, quelli che è molto difficile incontrare alla luce del sole, e sono gran parte dei nostri mammiferi predatori. Già nascono come animali adattati alla vita notturna, quindi a cacciare nella completa oscurità, orientandosi grazie all'udito e all'olfatto. Poi la persecuzione dell'uomo nel corso di tantissimi anni, di tantissimi secoli, li ha fatti diventare ancora più notturni. Motivo per cui la puzzola, se viene, dovrebbe venire proprio di notte, in piena notte, a questa piccola pozza d'acqua. Ecco, questo è un ambiente del gatto selvatico. Il gatto selvatico ama le zone con una fitta copertura arbustiva, rocciosa, zone che adesso sono umide perché sono avvolte dalla nebbia, ma che conoscono i primi raggi del sole all'alba. È un animale piuttosto amante anche di questi raggi del sole di primo mattino. E la sua tana è sempre posizionata in luoghi di difficile accesso, in mezzo alle rocce. Quelli sono luoghi dove maschio e femmina si ritirano e conducono vita rigorosamente separata. Il maschio possiede un territorio, un ampio home range, all'interno del quale ci sono le tane delle femmine, con le quali si accoppia nella stagione degli amori. Le femmine poi portano avanti la cucciolata in modo assolutamente autonomo. Vanno a caccia di prede, tornano alla propria tana, nascosta, dove i cuccioli aspettano il ritorno della madre in grado di sfamarli, di allattarli quando ancora prendono il latte, oppure riportare le prede che poi rappresentano i primi passaggi dell'apprendistato all'arte della caccia in cui questi felini devono cimentarsi. Grandi cacciatori, abilissimi. Il gatto selvatico è un cacciatore di piccola media taglia, ma con una straordinaria capacità offensiva, soprattutto nei riguardi di roditori, di lepri e di uccelli. Grazie alle sue capacità anche arboricole, è in grado di catturare gli uccelli sugli alberi e soprattutto pernici, fagiani, tortore, colombacci, rappresentano le sue prede abituali. Difficilissimo da vedere. L'osservazione del gatto selvatico è un fatto fortuito. È più facile trovare gli animali investiti sulle strade, capire da questi reperti che la specie è presente in zona, ma poi bisogna dedicarsi all'osservazione con sistemi automatici, fototrappole sistemate nei punti dove questo animale passa abitualmente e quindi registrare il passaggio notturno, raramente diurno, ma prevalentemente notturno di questi animali. Un giovane gatto selvatico gioca con la preda, un topo. La sua coda, larga e con un disegno di anelli neri, è la caratteristica più evidente che lo distingue da un soriano domestico. Questa è una sequenza più unica che rara, perché è stata ripresa in pieno giorno, mentre il gatto selvatico è di solito notturno.
Questa abitudine, unita al fatto che è molto silenzioso e attento a non farsi notare, fa sì che se la lince prende un buon voto, almeno 8, per la sua capacità di passare inosservata, il gatto selvatico torna nella sua tana con un bel 10. Per questo si scopre, anche attraverso gli esemplari investiti dalle auto, che il gatto selvatico è molto più diffuso e comune di quanto si creda, dalla Calabria alle Alpi, ed è presente con una sottospecie ben distinta anche in Sardegna. Non esiste mammifero europeo altrettanto sfuggente e complesso, difficile da classificare anche dal punto di vista genetico. Nel DNA del gatto selvatico europeo, Felis silvestris, ci sono geni del gatto domestico, il cui addomesticamento non è iniziato in Europa, ma nel nord dell'Africa, per l'esattezza in Egitto, circa 10.000 anni fa, a partire dal locale gatto selvatico Felis libica. Come ha fatto il DNA del gatto selvatico europeo a contaminarsi con quello del gatto domestico? Semplicemente attraverso la categoria dei gatti randagi, ex gatti domestici che conducono una vita più o meno autonoma dagli esseri umani ai margini delle città e, spesso e volentieri, finiscono per invadere il regno dei gatti selvatici puri e per accoppiarsi con le loro femmine, generando ibridi fertili. A livello genetico, si potrebbe immaginare una estremità della popolazione composta da gatti selvatici puri. All'altra estremità, una popolazione composta da gatti domestici puri. E al centro, un guazzabuglio. Questo, che si muove nella neve delle montagne abruzzesi, è un esempio di guazzabuglio. Grossa taglia, testa larga, colorazione da gatto selvatico, ma coda troppo sottile per essere di un selvatico puro. Dal punto di vista comportamentale ed ecologico, i gatti selvatici puri e quelli contaminati non mostrano sostanziali differenze. Entrambi sono cacciatori di uccelli e di roditori, vivono nei boschi e fanno la tana fra le rocce e i tronchi cavi. Molti cacciano nelle ore di luce, ma è di notte che danno il meglio di sé, quando possono contare su capacità sensoriali eccellenti anche nell'oscurità più completa. I maschi adulti sono animali solitari che incontrano la femmina solo nella stagione degli amori. Le femmine formano con i cuccioli un branco, proprio come un gruppo di leonesse. Come un branco di leonesse, difendono una propria riserva di caccia, uno spazio vitale che può arrivare a 1.000 ettari, i cui confini sono marcati con urina, escrementi e l'odore delle ghiandole facciali. Il gatto occupa una importante nicchia ecologica nei sistemi naturali e una posizione di tutto rispetto fra i cacciatori della foresta. Se poi all'analisi del DNA si scopre che alcuni esemplari presentano geni di gatto domestico, bene, dovremmo farcene una ragione e accettarli così come sono.
finalmente sola. L'orsa ha lasciato i suoi cuccioli ormai grandi, che hanno intrapreso la loro vita autonoma, e il maschio, che non l'aveva mai persa di vista, sa che è giunto il momento di farsi avanti. L'accoppiamento dell'orso è un amplesso discreto nella radura del bosco. I due grandi animali si uniscono per pochi attimi. Poi lei tornerà nel bosco per fatti suoi. Lui cercherà un'altra lei disponibile. Ma lei è ormai avviata sulla strada di diventare mamma. Fatto che si verificherà nel cuore dell'inverno all'interno di una tana comoda, asciutta e nascosta. L'inverno prende possesso della foresta. Gli uccelli si muovono smarriti alla ricerca di qualcosa da beccuzzare. Una nocciolaia prova a gustare un ghiacciolo di neve. La lince non va in letargo e sorveglia il suo regno dall'alto di un albero, tranquilla. Sa che la neve le permetterà di cacciare con successo lepri, caprioli, galli cedroni. Può prendersela comoda, come tutti i gatti, guardando il mondo dall'alto in basso.